Questo è il secondo video che dedico agli asparagi di Cantello, asparagi che da queste parti si dice siano coltivati fin dai tempi degli antichi romani. In realtà non esistono documenti che ci dicono queste cose. L'unico primo documento che sappiamo sulla coltivazione degli asparagi a Cantello risale all'8 maggio 1842 e riguarda una asta che la chiesa, in quel momento era rappresentata dal parroco Don Stoppani, un'asta che la chiesa aveva fatto per abbellire il campanile della parrocchia. Un'asta che aveva avuto anche un buon successo, perché erano state ricavate ben 127 lire. E, di quei tempi si sa questo, che nella prima metà dell'Ottocento gli asparagi a Cantello erano una produzione molto importante, veniva subito dopo quella del baco da seta, dell'allevamento del baco da seta per fare appunto la seta, e prima della filatura del lino, quindi non era un'attività da poco, era piuttosto importante. La ricetta di oggi, come la precedente, parla di un altro antipasto. Ora voi mi direte, basta con questi antipasti, sarebbe anche il caso di fare qualcosa di un pochino più solido, un pochino più grosso, ma risotto lo faremo un'altra volta. Oggi invece, secondo antipasto. La ricetta di oggi vi dà anche la possibilità di parlare un po' della marinatura. Più o meno, grosso modo, sappiamo un po' tutti che cos'è una marinatura. Si prende un alimento, può essere carne, può essere pesce, può essere una verdura, e la si immerge in un liquido tenendola a bagno per un tempo più o meno definito dalla ricetta. Ora, questo liquido solitamente ha una caratteristica importante, è un liquido un po' acido, perché in qualche maniera cuoce, comunque intacca, l'alimento che è immerso in questa marinata. Può essere il vino, può essere l'aceto, può essere il succo di limone, insomma qualcosa di questo tipo. Ma non esiste solamente la marinatura liquida, esiste anche un altro tipo di marinatura che si chiama marinatura a secco. È una marinatura completamente diversa. La si usa per estrarre acqua da un cibo, da un alimento, in maniera tale che si concentri il più possibile il sapore. L'acqua, si sa, diluisce. Una volta che si toglie l'acqua da un alimento, questo alimento rimane, il sapore di questo alimento diventa ancora più concentrato. L'abbiamo visto qualche video fa con i pomodorini confì che abbiamo messo in forno proprio per togliere acqua e per rendere il gusto del pomodoro ancora più concentrato. Questa volta facciamo una marinatura che servirà proprio a questo scopo, togliere acqua da un alimento per renderlo più saporito. Questo mio antipasto si chiama carpaccio di asparagi bianchi di Cantello con filetto di trota salmonata marinato a secco. L'asparago lo marinerò normalmente in un succo d'arancia, mentre invece la marinatura più interessante la riservo al filetto di trota che, dopo averlo appunto preso, tolte le lische, e lo metterò in questa marinatura che sarà composta da zucchero di canna e sale grosso o fino, a seconda di quello che avete in casa, in parti uguali, e vedremo come. Per la nostra marinatura a secco abbiamo bisogno ovviamente di un filetto di trota salmonata, e in questa bacinella invece ho mescolato in parti uguali dello zucchero di canna e del sale fino. Può essere anche sale grosso, quello che avete in casa, non è un problema. Allora, prendo questo sale e questo zucchero, comincio a fare una base nel recipiente dove metterò a marinare il filetto. Ecco qua, copro bene il fondo, prendo il filetto, lo appoggio dalla parte della pelle e lo ricopro interamente con tutto il resto del sale e dello zucchero. Deve essere coperto completamente, deve essere coperto molto bene.
questo punto coprirò con della pellicola e metterò in frigorifero almeno per una notte. Sono passate circa 12 ore ed ecco la nostra rota marinata a secco. Vedete qui quanto il sale abbia tolto l'umidità del pesce. Ecco che la liberiamo dal sale, bello umido, ed eccola qui, ecco qui il nostro bel filetto. Ecco, adesso lo sciacquiamo sotto dell'acqua corrente per togliere tutto il sale possibile e poi lo asciughiamo molto bene. Una volta sciacquato bene e asciugato, prendo il nostro filetto e lo taglio a fettine sottili, esattamente come taglierei un salmone affumicato, e la consistenza è più o meno quella, vedete? Ecco, ho tolto tutta la carne dalla pelle, questa la butto via, così come ho buttato via il sale, perché non ci sono modi per adoperarlo un'altra volta. Prendo quindi la carne, una nuova bacinella pulita, la metto dentro e la coprirò d'olio d'oliva. Ecco che ricopro bene il nostro filetto con olio extravergine d'oliva e lo tengo ancora a macerare finché non devo servire il nostro piatto. Deve stare sott'olio almeno un'ora, almeno, se ci sta di più meglio ancora, perché così il filetto diventa più tenero. Ah, dimenticavo, si conserva coperto da una pellicola in frigorifero, esattamente come abbiamo fatto per la marinatura secco. Cominciamo pelando i nostri asparagi bianchi. Li avete pelati, continuate con lo sbucciapatate a ricavarne delle fette sottili. Tagliate quello che vi è rimasto, anche la punta magari. Potete tenerle così lunghe oppure tagliandole. E poi ne mettete in un piccolo recipiente. Ripetiamolo insieme per un'altra volta. Prima di tutto pelo l'asparago, questa parte la buttiamo via a scanso di equivoci. Una volta che l'abbiamo pelato, continuiamo ad affettarlo con il pelapatate. Pure leggeri, le facciamo un pochino sottili. Passiamo anche alla parte della punta. Operiamo tutto e le tagliamo alla lunghezza che ci fa comodo. E poi le mettiamo nella nostra bacinella, dove le lasceremo marinare. Ecco, prepariamo la nostra marinata. Innanzitutto l'elemento acido, quello che, aperte le virgolette, cuocerà il nostro asparago.
In questo caso io ho scelto del succo d'arancia. Se non avete un'arancia va bene anche il succo di limone, ma è un pochino troppo aspro secondo me. L'arancia va benissimo perché tra l'altro si sposa molto bene con il sapore dell'asparago bianco. Se vi piace potete non mettere l'arancia, mettere un cucchiaio di aceto di riso perché è meno violento dell'aceto normale, dell'aceto di vino e anche dell'aceto di mele, e non copre tantissimo quindi il sapore dell'asparago, che è quello che io comunque voglio mantenere. Quindi metto non tantissimo, ma circa un paio di cucchiai di succo d'arancia, aggiusto con un pizzichino di sale e dell'olio extravergine d'oliva. Mescolo bene, copro con una pellicola e metto in frigo almeno per un'ora. Se due ore meglio, non tantissimo perché non si deve macerare, ma deve comunque prendere il sapore del nostro elemento acido, che appunto in questo caso è il cioccolato. Preparo un simil pesto con del basilico, un pesto praticamente fatto solamente da un po' di basilico, olio e sale. Aggiungo un po' d'olio, un pizzico di sale, frullo con frullatore a immersione a scatti per non far riscaldare troppo il nostro pesto leggero. Aggiungo dell'altro olio, continuo a frullare, cominciamo a impiattare il nostro antipasto. Prendiamo i nostri asparagi marinati, mescoliamo un pochino ancora, scoliamo, li mettiamo. Troppa pasta non è essenziale, ma ci serve per dare almeno, per darci almeno un'idea di dove collocarli nel piatto. Poi prendiamo il nostro filetto di trota salmonata marinato a secco, scucciamo, cominciamo a togliere qualche piccola goccia fuoriuscita. A questo punto togliamo anche il nostro coprapasta, finiamolo aggiungendo qualche fogliolina di timo. Aggiungiamo anche qualche fogliolina di basilico. E adesso guarniamo pesto. Ecco il nostro carpaccio di asparagi bianchi di Cantello marinati nell'arancia, con filetto di trota salmonata marinato a secco, un antipasto elegante e gustoso.
Lascio questa informazione per ultima, così ci rimane a tutti in testa. La marinatura non è un modo per disinfettare un alimento. Il fatto che per una marinatura liquida si usino spesso e volentieri elementi acidi come il succo di limone o l'aceto non significa che il succo di limone e aceto poi disinfettino l'alimento con cui entrano a contatto. Identica cosa per la marinatura secco per quanto riguarda il sale. Il sale non disinfetta nulla, quindi un alimento marinato deve essere considerato alla stessa stregua di un alimento crudo. Dico questo soprattutto per quanto riguarda il pesce. Il pesce crudo può essere pericoloso se all'interno vi sono dei parassiti. Ricordatevi quindi che per legge il pesce che si deve consumare crudo, e non pensate solamente al sushi e al sashimi, ma anche al pesce marinato, un pesce marinato a freddo, perché a caldo, pesce caldo sarebbe cotto. Comunque un pesce marinato a freddo è uguale a un pesce crudo, e un pesce crudo per essere consumato, secondo la legge, deve essere prima surgelato e tenuto nel vostro congelatore di casa almeno per 2 giorni. Almeno per 2 giorni, 48 ore, meglio 72. Detto questo, in un momento come quello che stiamo vivendo, di emergenza sanitaria, cerchiamo di recuperare anche vecchie regole igieniche che magari ogni tanto dimentichiamo. Il pesce crudo deve essere, per essere mangiato in sicurezza, o cotto oppure congelato e conservato nel congelatore per 3 giorni, 72 ore. Ok? Non mangiate frutti di mare crudi, come le cozze per esempio. Non pensate di essere immuni. Ci sono delle cose molto pericolose dentro questi piccoli animali.